Eivor! Eivor! Affrontami, Eivor! Fermati, morso di lupo! È il momento di finirla! Tak, ora voltati e vattene via! I tuoi modi non sono i miei, Eivor. Io non fuggo dalle mie responsabilità per avere la gloria. Io resto leale, dalla parte della mia gente. Per molti mesi ho accettato di stare al tuo fianco, continuando a fidarmi del giudizio di Sigurd, poiché credevo in lui e nel suo sogno. Segui gli ordini di Eivor, mi disse. E così ho fatto. Anche se la pensavo diversamente, ho sempre assecondato le tue decisioni. E quale fine abbiamo fatto? Siamo senza uno Jarl, senza un futuro, mentre tu vaghi per questa terra in cerca soltanto della tua gloria! Avresti potuto confidarti con me in privato, ma ora è troppo tardi. Non sarebbe servito a nulla. Ho le idee chiare. Ascoltate tutti! Io sfido Eivor per il comando di questo clan, fino a che Sigurd non farà ritorno tra noi! Adesso basta, Dag! No! Sarà un duello mortale! Questa è follia, Dag! Non intendo accettare! Non te lo sto domandando! Vieni! Che si prepari il cerchio! Ricaverò una coppa dal tuo cranio! Ti prego, basta! Davvero non sai fare di meglio? Ti sei rammollita! Patetica! Io non voglio battermi con te. Vattene! Che ti succede, Eivor? Hai paura? Solo per ciò che dovrò fare. Non capisci che stai facendo? Non c'è onore in questo! Se conosci l'onore, è solo per merito di Sigurd! Ti sei fatta accudire e poi lo hai lasciato a morire! Ti concederò l'esilio. Te ne andrai, ma avrai la tua vita! Risparmia la pietà e combatti! Così sia. Non mi lasci scelta. Potevi aspettare. Potevi venire insieme a me. Sei uno stolto, Dag. Hai visto a cosa ti ha portato? Silenzio! Eivor, tu... Se avessi pietà, non la concederei a questo povero stolto. Mi ha costretto. Sì, e il prezzo dell'oltraggio è la morte, l'hai detto tu stessa. Gli hai concesso ogni cosa, ma non gli bastava. Io non ho spazio per i deboli nella mia sala degli eroi.
Si è battuto per ciò in cui credeva. Ha dimostrato valore. Tu credi? Eppure l'hai ucciso ugualmente. Qual è il vero prezzo di un oltraggio? La scelta è solo tua. Non sarebbe dovuta finire così. Prendi ed entra nella sala di Odino. Spero che nella prossima vita troverai ciò che cercavi in questa. Tornate a casa. Penserò io a lui. Tornate a casa! Dag mi ha accusata di tradimento. Di aver rotto il mio giuramento. E questa è stata la mia risposta. Ora ascolterete solo la verità. Nessuno si augura il ritorno a casa di Sigurd più di me. Tu lo sai. Tu lo sai. Tutti voi! E brucerò tutti i campi. Prosciugherò i fiumi dell'Wessex per trovarlo. Questo io giuro a voi. Questo vi giuro. Troverò Sigurd. Non resterete senza uno Jarl. Ve lo prometto. Dag, fiero e sprezzante fino alla morte. Ma non ti porto rancore. Mi manca sentire le tue storie, amico mio. Me le ricordo bene. Spero che Sigurd sappia quanto contava per te. Ma ora è troppo tardi perché tu possa dirglielo.